Renzo nel frattempo ha una storia completamente diversa, va a Milano, dove viene scambiato per un capo della rivolta, viene arrestato e riesce rocambolescamente a fuggire. E dove va? A Bergamo. È difficile pensarlo oggi, ma nel XVII secolo per Milano Bergamo era l'estero, perché è nella Repubblica di Venezia. E il confine era il fiume Adda, quindi in qualche modo, non sapendo bene la strada, lui ha chiaro che deve raggiungere e superare il fiume Adda. Naturalmente deve anche far perdere le sue tracce, quindi allunga la strada, poi si perde lui stesso e succedono... La storia è abbastanza lunga, leggo soltanto una breve sequenza. Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava adagio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto, ma non vide mai altro segno di gente desta che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada fuori dall'abitato si soffermava ogni tanto, stava in orecchi per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. Altre voci non sentiva che un mugolio di cani che veniva da qualche cascina isolata, vagando per l'aria lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualcheduna di quelle, il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso. Nel passare davanti alla porta sentiva, vedeva quasi, il bestione col muso al fessolino della porta a raddoppiare gli urli, cosa che gli faceva andar via la tentazione di picchiare e di chiedere ricovero. E siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni lasciatevi in serbo dalle novelle sentite recitar da bambino, così per discacciarle o per acquietarle recitava camminando delle orazioni per i morti. A poco si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marruche, seguitando ad andare avanti e allungando il passo con più impazienza che voglia, cominciò a vedere tra le macchie qualche albero sparso e andando ancora sempre per lo stesso sentiero s'accorse di entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse e controvoglia andò avanti. Ma più si inoltrava, più il ribrezzo cresceva. Più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose, l'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciar delle foglie secche che calpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio un non so che d'odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote. Se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle e penetrare più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto. Ma atterrito più che d'ogni altra cosa del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse. Così, rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a deliberare e risolveva di uscire subito di lì per la strada già fatta, d'andar diritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornare tra gli uomini e di cercare un ricovero anche all'osteria. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. Sta in orecchi, ne è certo, esclama, e l'Adda fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrere libero e tepido in tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte con l'incertezza e gravità delle cose, e non esitò a internarsi sempre più nel bosco.
dietro all'amico rumore. Sì, ma ci fermiamo prima. Io mi sono fermato, cioè. Scusatemi, non previsto. Non previsto. Eccetera, 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 trova Bergamo, il barcaiolo. Chiamato il pescatore accennando col capo quella macchia biancastra che aveva veduto la notte avanti e che allora gli appariva ben più distinta, disse: è Bergamo quel paese? La città di Bergamo, rispose il pescatore. E quella riva lì è Bergamasca, terra di San Marco. Viva San Marco! Esclamò il prezzo. Il pescatore non disse nulla. Cambiamo. Grazie.